posso fare una domanda riguardo? Certo. Dopo che il 4 ottobre la Consulta si è pronunciata sulla incostituzionalità della norma, ma il Presidente della Repubblica che l'aveva promulgata e firmata senza dire neanche di... Ma sono due ruoli istituzionali diversi. Sono due ruoli istituzionali diversi. Io, tanto in questa sede, voglio proprio in maniera restare al di fuori di una di valutazioni politiche. Quindi restiamo sul tecnicismo. Allora, sul tecnicismo, il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale. Al momento della pubblicazione esercita un primo controllo. Non so che questo sia detto e sia scritto, io non lo condivido affatto, sono due ruoli diversi e quindi il suo... No, sono due ruoli di giustizia costituzionale. Come? Altrimenti avremo due ruoli di giustizia costituzionale. Certo. Quindi quello del Presidente della Repubblica è un primo vaglio. È un primo vaglio rispetto al quale solo se c'è una incostituzionalità palese, clamorosa. Poi non vogliamo entrare nel tecnicismo della... Allora, è un po' lo stesso principio per cui il giudice del processo davanti al quale le parti solleva la questione di legittimità costituzionale, accerta che non sia irrilevante. Manifestamente infondata, sì, ma adesso questo comunque un po' è. Sì, non c'è... c'è un primo vaglio generale, non è che il Presidente della Repubblica si mette a giudicare della legittimità, perché questo non si... Poi non c'è dubbio che invece da un punto di vista, diciamo, abbastanza, come posso dire, prevedibile, no? La decisione della Corte Costituzionale, posto che è evidente che l'adesione al 3 e al 128 della Costituzione è un'adesione ben chiara, insomma. Però ripeto, io ho letto evidentemente i commenti che sono stati fatti sia sul ruolo presidenziale, sia in particolare sulle nel merito della sentenza della Corte, rispetto alla quale forse qualche elemento di critica ci poteva stare. Però sono un po' contraria, ecco, a porre in una logica di questo tipo. Nel senso che, ripeto, i ruoli istituzionali sono ruoli diversi, la sentenza della Corte è una sentenza chiara di difesa del principio di uguaglianza. Che quindi, secondo me, va accolta in questi termini. È chiaro che, tornando alla rigidità della Costituzione, la rigidità comporta evidentemente una precisa garanzia dei valori fissati, no? Di quei valori che vengono, come posso dire, positivizzati nei principi costituzionali. Va anche detto che poi, peraltro, la lunghezza della nostra Costituzione è in qualche modo integrata dal rinvio che la Costituzione stessa fa, che la disciplina di alcuni aspetti, alla legge costituzionale. Che sia anche una Costituzione programmatica, anche su questo potremmo ragionare a lungo cosa significa Costituzione programmatica. In realtà la nostra Costituzione è al tempo stesso una Costituzione di garanzia, l'ho detto all'inizio, garanzia dei diritti fondamentali, garanzia perché pone un limite all'esercizio del potere pubblico, ma è anche una Costituzione programmatica, perché stabilisce alcuni diritti di fondo, alcuni obiettivi a cui conseguimento evidentemente deve essere ispirata l'attività dei pubblici poteri e che concernono evidentemente la trasformazione dell'assetto economico-sociale del Paese. Ora, evidente che per certi aspetti potremmo dire che anche questo profilo programmatico oggi è superato, ma non c'è dubbio che io non posso dire, continuo a pensare che nel momento in cui si afferma il principio dell'eguaglianza nella, diciamo,
sul piano sia dell'eguaglianza formale che dell'eguaglianza sostanziale, cioè la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento dell'eguaglianza sostanziale. Questa è evidentemente una norma obiettiva, una norma programmatica rispetto alla quale il cammino da fare evidentemente è lungo, nel senso che si sono superate vecchie diseguaglianze, ma ne sono poi sorte di nuove, no? di pesanti, e quindi una norma che ha tutta la sua carica di attualità e di programmaticità, rispetto alla quale insomma poi l'intervento del legislatore certo sta nella scelta del, diciamo, del percorso per il conseguimento, ma dicevo prima, e la rigidità perché è così importante? Perché in una Costituzione rigida la norma principio non è, posso dire, un programma generico posto al legislatore, ma pone al legislatore l'obbligo di evidentemente di scegliere, quindi la, diciamo, il margine sarà sul piano della scelta del, diciamo, del percorso da seguire per il conseguimento dell'eguaglianza, in questo caso specifico evidentemente dell'eguaglianza. E quindi ripeto, scelta di legislazione, scelta di governo, scelta di destinazione delle risorse, ma in fondo se anche poi facciamo riferimento al lavoro, al diritto al lavoro, quindi in fondo l'articolo 1 che apre la nostra Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, o l'articolo 4 che tutti conosciamo, è chiaro che c'è una componente di programmaticità che evidentemente implica poi un intervento attivo del legislatore nella scelta delle modalità per il conseguimento dell'obiettivo. L'elasticità significa che la nostra Costituzione è in grado di adeguarsi al cambiamento della realtà giuridica, politica e sociale e consente evidentemente un'interpretazione evolutiva. Ho fatto prima l'esempio dell'articolo 2 come norma fattispecie aperta o dell'articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero, insomma potremmo fare molti altri esempi, per esempio l'interpretazione logico-sistematica del 9 della Costituzione con il 32, il diritto alla salute e all'ambiente sano, no? Tutta la politica ambientalista sta nell'interpretazione logico-sistematica di questi due articoli. Certo non era nella mente dei costituenti. È una Costituzione lunga, ma in realtà se pensiamo al passato non troppo lontano, certo è una Costituzione lunga, soprattutto perché se pensiamo agli articoli che disciplinano in maniera puntuale le libertà fondamentali. Quindi c'è un'attenzione alla tutela delle libertà, dei diritti fondamentali, che hanno portato il Costituente ad una disciplina articolata. Certo, se guardiamo a molte Costituzioni, per esempio dei paesi in via di sviluppo, la tendenza è quella a porre sul piano della disciplina costituzionale molti profili che invece forse sarebbe più giusto lasciare al legislatore ordinario, cioè le Costituzioni tendono a dilatarsi, quindi quella che a noi sembrava, pensando ai 139 articoli della Costituzione italiana, la Costituzione lunga, oggi in realtà non è più così, abbiamo Costituzioni con 300, più 300 articoli estremamente dettagliati. In realtà questo secondo me è in contrasto con le considerazioni che facevo prima, cioè la Costituzione non deve entrare nel dettaglio, proprio perché deve garantisce la stabilità, deve diventare patrimonio culturale, deve essere, come posso dire, deve adeguarsi al cambiamento dei tempi, al cambiamento della realtà politica, della realtà sociale, deve fissare le linee guida e lasciare evidentemente una possibilità di più si disciplina e si pone evidentemente sul piano appunto della disciplina costituzionale, più evidentemente si fissa, no? Si tende a cristallizzare e si rischia anche evidentemente di poi di rendere i principi costituzionali meno
come posso dire, superati dai tempi.